Ed eccoci qua, grazie per la linea Maria Pia. Io sono stata fortunata oggi in questo collegamento, sono sempre qui a Manfredonia, stranamente sempre fuori dalla chiesa Sacra Famiglia, dove il parroco è Don Salvatore, perché sono due volte che vengo a trovarti, Don Salvo. Sì, sono già due volte, quindi vediamo di... Perché questa è una parrocchia viva e guarda caso ho beccato anche il responsabile della protezione civile della provincia, Matteo Perillo. Ben ritrovati, perché ogni tanto ci rivediamo, insomma, su queste frequenze, ogni volta per un impegno diverso. Stavolta siamo qui alla Sacra Famiglia per dare una mano all'hub vaccinale. Ecco, e qua c'è tutto un movimento, una macchina in moto grandiosa, grazie anche alla disponibilità dei locali offerti dalla parrocchia. Perché? Perché le primule sono sfiorite al primo sole. Ebbene sì, si doveva fare qualcosa di troppo grandioso per quel che serviva. Effettivamente gli spazi già c'erano, ma si poteva cercarli meglio. Questo è stato quindi un dietro front e sono stati cercati in ogni comunità degli spazi disponibili. In questo caso a Manfredonia è stata la parrocchia Sacra Famiglia che si è offerta, e qui è stato realizzato l'hub vaccinale alternativo a quello sanitario che già c'è in ospedale e continua a lavorare. Qui invece ormai siamo oltre i 500 vaccini al giorno, si era iniziati con numeri più bassi, adesso siamo a quel numero e ovviamente si conta di fare il più possibile, anche oltre il migliaio, per vaccinare quanto prima la comunità di Manfredonia. Allora, dicevamo, le primule sono sfiorite, però insomma grazie alla disponibilità della Chiesa si ha questa possibilità. Allora, non ci sono i vaccini, non ci sono i medici che fanno i vaccini, poi non ci sono i locali, adesso i locali ci sono, probabilmente ci sono anche i vaccini e ci vogliono tante persone. Come si convincono queste persone a vaccinarsi? Beh, sicuramente il fatto che no, dall'altare no, dall'altare annunciamo la solita cosa, che questa storia ci chiede di essere responsabili, cioè pronti a rispondere in maniera attiva, responsabile, bella, anche entusiasta, per cui il fatto che la comunità parrocchiale ospiti un hub vaccinale nei suoi ambienti è un piccolo segno di speranza, di luminoso per la comunità tutta, e soprattutto è un segno di comunione tra tutte le istituzioni, per cui sì, un grazie va sicuramente al Vescovo che ha voluto accettare questa richiesta della ASL, perché è stata l'ASL che ci ha cercati e ha chiesto la disponibilità, e il Vescovo è stato subito pronto a dire di sì. Quindi la comunità diocesana volentieri mette a disposizione uno spazio, tutto il resto lo stanno facendo tutti gli altri attori che abbiamo già ricordato, ma soprattutto la differenza la potrà fare soltanto ciascuno che sceglie di farsi vaccinare e contribuire in questa maniera a questa battaglia che speriamo prima o poi ci veda vincitori. C'è qualcuno ancora, qualche cattolico che fa ancora qualche polemica? Non possiamo trasformare le chiese in ospedali da campo, anche se l'ospedale da campo è proprio stato invocato da Papa Francesco, quindi è anche questo un utilizzo necessario. Sicuramente non dimentichiamo mai che gli spazi ecclesiastici sono degli spazi per il bene comune, sono gli spazi della comunità. Ovviamente hanno delle finalità pastorali innanzitutto, finalità liturgiche, di catechesi, di carità, però proprio tra le opere di carità c'è l'ospitalità di un'emergenza, di un bisogno, e quindi mi pare che siamo totalmente in linea con questo atteggiamento che il Vangelo ci chiede. Matteo, la protezione civile quanto si è impegnata in tutto questo periodo? Anche perché noi avevamo diversi appuntamenti, tutti saltati grazie al Covid. Grazie. Infatti noi non possiamo proprio fermarci, anzi con l'impegno negli hub vaccinali ovviamente è aumentato il nostro volume di attività, ma non possiamo fermarci. Se dobbiamo addirittura convincere qualcuno che è ancora scettico sui vaccini, noi siamo insieme, continuiamo a fare anche il doppio del nostro lavoro, il triplo se serve, ma noi ci siamo. In questo caso qui a Manfredonia ci siamo come protezione civile, ma non ci sono solo le consuete sigle della protezione civile, qui con noi lavora anche la Croce Rossa, lavora l'Associazione Carabinieri, tutte le associazioni che solitamente si occupano di coadiuvare l'ordine pubblico sono in questo momento la protezione civile, sono coloro che danno la mano utile agli hub vaccinali. Noi ci siamo e ci saremo comunque sempre, anche stanchi, ma ci siamo. E io ringrazio a nome di tutti voi soprattutto che fate questo
lavoro. Allora, Don Salvatore, visto che se vogliamo ritrovare la libertà, giusto? Certo. Abbiamo voglia di assembrarci, giusto? Cosa possono fare le altre parrocchie per dare disponibilità dei locali qualora ci fossero? Cosa hai fatto tu o il vescovo? In verità non abbiamo fatto niente noi, nel senso che l'ASL che ha cercato, evidentemente ha individuato, conosceva questi locali tramite le persone di Manfredonia che conoscevano i locali, quindi le parrocchie fanno già tutto quello che devono fare, cioè una linea di disponibilità di fondo, oltre al fatto che purtroppo Covid non è soltanto vaccini, ma anche sostegno alle tante famiglie provate dal punto di vista economico, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista educativo, e devo dire in questo tutte le comunità parrocchiali di Manfredonia, come di tutta la diocesi, si stanno spendendo in maniera molto, molto generosa. Allora, che dire, grazie a te Matteo, a tutta la Protezione Civile, a tutte le associazioni che collaborano affinché noi, insomma, possiamo ritornare più liberi. Grazie Don Salvatore ancora una volta per averci accolto. Io mi fermo qualche istante, vi restituisco la linea, forse riesco a beccare anche un medico. Parliamo con un medico qui in questa postazione da circa una settimana e sapere come sta andando, per chiedergli proprio questo, il dottor Angelilis. Grazie per la sua disponibilità. Perfetto, noi siamo stati accolti qui in questa parrocchia dove abbiamo quindi inserito il nostro hub anti-Covid, il nostro centro, e stiamo lavorando davvero incessantemente dalle 8 della mattina alle 8 di sera, e questo per raggiungere un elevato numero di persone che vaccinate. È chiaro che in questa fase stiamo vaccinando i soggetti a partire dall'età di 60 anni fino ai 79 anni, ci sono tutti, una buona parte di prenotati, ma utilizziamo anche uno sportello libero, nel senso che accettiamo anche coloro che non rientrano al momento nei prenotati stabiliti per quell'anno, ma una grandissima fascia di pazienti, di altre persone. Ecco, per concludere, un invito a chi ancora non è restio a vaccinarsi. Per essere liberi dobbiamo farlo tutti. Perfetto, noi riusciremo a sconfiggere questa pandemia solo ed esclusivamente vaccinandoci. Non stare lì a scegliere quale tipologia di vaccino dovremmo fare, ma l'invito è proprio quello a tutta la comunità di vaccinarsi. Grazie dottore, buon lavoro. Salve. Grazie mille. Restituisco la linea. Ciao.